che non esistono i muri inventati, cioè quelli che dicono guarda che c'è un muro tra te e quella persona, quello è il muro più difficile da battere. A volte i muri ci sono e si parlano crudelmente, a volte i muri la gente li inventa e cerca di insegnarli ai bambini, e poi dice tra me e quella persona c'è una diversità, c'è un muro, e quindi l'incontro sembra non possibile. Si fa così, si mangia, tu mangi un piatto suo e lui ti cucina per te, e lui ti legge un suo poeta, e io leggo, il muro invisibile è più difficile da abbattere, e si hanno i confini, i cosiddetti confini, il più delle volte non esistono, sono confini, veramente, sono confini che abbiamo nella testa. Ecco.